Tieniti pronto per Gesù. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Il Signore anche oggi ci dona la Sua parola per riempirci della Sua luce in questo giorno. L'accogliamo e leggiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 12, 39, 48. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se lo aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Amen. Cari amici, oggi ciò che abbiamo ascoltato e accolto sono alcune parole, alcune frasi che Gesù dice e dona ai Suoi discepoli a livello escatologico. Quindi è un richiamo alla Sua prossima venuta. E pensate che lo ha detto finché era vivo, in presenza con loro, 2000 anni fa, dicendo: sappiate che il Figlio dell'uomo, nell'ora in cui non immaginate, arriverà. Già questo è un grande insegnamento, perché noi spesso siamo un po' giocati dalla nostra sensibilità, da tante ideologie, da tanti pensieri, dicendo: ecco, tutti questi segni, questi fatti, significa che Dio sta per arrivare, che finisce il mondo. Gesù oggi ci dice: sappiate che il Figlio dell'uomo, quando voi non immaginate, verrà. È chiaro, ci sono anche altri detti da parte di Gesù che ci illuminano. Quando vedrete compiersi tutte queste cose, saprete che il Figlio dell'uomo sta per arrivare. Allora mi potrete dire: quindi quando arriva? Quando si vedono i segni? O arriva, come dice oggi Gesù, in modo inaspettato? Sapete qual è la risposta? Che non è importante quando arriva, ma è importante quanto tu sei pronto oggi ad accogliere il Signore Gesù. Perché se Lui dicesse: guardate, io arrivo tra 2 anni e mezzo, allora tutti iniziamo a prepararci. Ma Gesù ha detto: tenetevi pronti, perché se sono 2 anni e mezzo, diceva, il primo anno lo vivo un po' spassandomela. Il secondo anno inizio un po' a pregare, gli ultimi 6 mesi prego dal mattino alla sera, faccio digiuno e chiedo la conversione. Capite? Oggi Gesù ci fa comprendere che il Vangelo in qualche modo è esigente. Compie il paragone del ladro, Gesù, per farci capire che noi dobbiamo essere sempre pronti. Sempre attendere la sua venuta.
una sua presenza diversa per noi. E addirittura, oltre ad esortarci ad essere pronti, essere pronti significa vigilare, significa pregare la sua parola, avere un cuore disponibile, essere nella pace con Dio, con noi stessi e con gli altri. Questo significa essere pronti. Ma poi Gesù racconta una parabola parlando di un amministratore fidato e prudente che il padrone ha messo a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito. Poi lo metterà a capo anche di tutti i suoi averi. Qui Gesù sta parlando ai suoi discepoli, dopo che Pietro gli ha domandato: Signore, tu stai parlando per noi o per tutti? E il Signore sta proprio parlando per noi, sta parlando di un nostro atteggiamento di pastori, sta parlando di un nostro atteggiamento di maestri nella fede. Quanto è importante, carissimi amici, essere coloro che hanno ricevuto da Dio un incarico, quello di essere guide di un gregge. Il Signore ci ha mandato a pascolare, carissimi amici. Il Signore ci ha mandato ad essere coloro che vegliano sugli altri. Questo lo dice certo da un lato per gli apostoli, ma lo dice anche per i cristiani. Quanto è importante quindi entrare in quell'ottica, ciò che hanno vissuto i discepoli al tempo dell'evangelista Luca, di questa scuola lucana, cioè un tempo di persecuzione da un lato, ma dall'altro aspetto un tempo in cui i discepoli ammaestravano le folle. Erano proprio dei pastori che pascolavano, pastori che si prendevano cura di un gregge. Quindi tu, io, ci prepariamo alla venuta di Gesù, al suo regno, non solo con la preghiera, con la vigilanza, con un cuore aperto, generoso, disponibile, nella comunione, ma ci prepariamo anche consegnando a chi è nelle tenebre, consegnando il Vangelo, consegnando parole di speranza. E questo siamo chiamati tutti noi. Altrimenti noi potremo essere come quell'altro servo che non si preoccupa della venuta del padrone e inizia a fare quello che vuole. Ma ci chiama ad essere dei servi fidati e prudenti, che hanno fiducia in Dio, che sono prudenti e che insegnano agli altri a credere nel progetto meraviglioso di Dio, un progetto che è provvidente. Allora insieme gli diciamo: grazie Signore, grazie per questa Tua parola di oggi, grazie perché mi hai chiamato ad essere un Tuo amministratore e ad essere pronto per Te. Signore, insegnami a camminare nella luce del Tuo Spirito Santo, insegnami ad annunciare il Vangelo a coloro che ne hanno bisogno, e alle persone che metti al mio fianco anche oggi, nella mia casa, nella mia famiglia. Insegnami a camminare per le Tue vie, oh Signore Gesù, e donami di cercarti e di vigilare perché il mio cuore possa appartenere soltanto a Te e possa essere custodito dal male. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, allora, ecco lo slogan di oggi: tieniti pronto per Gesù. E lo sappiamo cosa significa pregare, vegliare, annunciare e donare a coloro che abbiamo attorno a noi il Vangelo di Cristo, in parole e in fatti. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito.